porta e il portiere ha recuperato il pallone. Non importa, non importa. Era in vantaggio su questo pallone, trattenuto vistosamente, spinto in tutti i modi perché non potesse tirare, e alla fine logicamente i difensori hanno potuto agevolare l'intervento del loro portiere. Ecco che interviene Lampo Kid, giocatore numero 15 per Alessio. Era stata bella l'azione di Niccolò per Federico numero 5, che era uscito. Rinvio lungo del portiere. Lungo rilancio di Graziano per Niccolò. Niccolò cerca da solo in mezzo a quattro avversari, gladiatori e ultimi minuti di Niccolò, che in mezzo a quattro difensori li ha costretti a allontanare il pallone, avventandosi come una furia sulla sfera. Ecco Niccolò ancora servito, viene spinto alle spalle ma resiste, cerca di farsi luce sul fondo, rimette al centro, c'è Luca, Luca dribbla, cerca un compagno, troverà il numero 14, è Lampo, no, è Limberti, Andrea. Niccolò viene servito, siamo in aria, cercherà, no, attenzione, gioco pericoloso, Mineo, vai! Contro Grasso, sei lui. Grasso scivola sul pallone. Era il 13 Candeloro, è scivolato sul pallone e l'arbitro ha visto una punizione. Non importa, non importa, l'arbitraggio si sa, a volte può essere un tantino casalingo, ma siamo lontani dall'area della Ghezzi, vediamo se salta efficacemente Facchinetti, che ha dato più nervo. Niccolò, Niccolò, Niccolò tra due avversari. È incerto il numero, ecco Candeloro che ha messo sui piedi di Andrea. 14 è Limberti per Ferfacco, no, attenzione, attenzione al contropiede, bravo, 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 è irregolare l'ingrande intervento di Stefano, va via Alessio, Luca, ecco, grande, grande battaglia a centrocampo, Alessio fischia la fine, l'arbitro, è pareggio, siamo campioni, 1-1, meritato pareggio della Trezzanese, anche se la Ghezzi ha avuto una clamorosa opportunità di portarsi sul 2-1, ma la Ghezzi è campione, campione, pareggio sul campo della Trezzanese, 1-1, siamo campioni d'Italia! Verranno tutti portati in Inghilterra per gli europei questi giovani giocatori, sicuramente, nel 96, appuntamento in Inghilterra, europei giovanili. Ci recheremo subito negli spogliatoi per le interviste. La Ghezzi con un pareggio meritato, nonostante un secondo tempo soffertissimo per la vibrante reazione della Trezzanese, è riuscita a contenere questa reazione con il gol del pareggio avvenuto dopo circa 5 minuti nel secondo tempo, poi si è riorganizzata con l'innesto di giocatori più freschi che sostituivano gli stanchi difensori. Sono entrati Andrea Limberti, adesso recupereremo gli spogliatoi, sono entrati Andrea Limberti e soprattutto Angelo Facchinetti, hanno dato nuovo nervo fisico alla difesa della Ghezzi, che non ha più consentito grandi occasioni agli avversari, e in contropiede si è riproposto in avanti efficacemente, prima con Luca Sivalli che ha mancato di poco l'incrocio dei pali, e poi con Niccolò che davanti al portiere ha sparato una botta che il portiere ha respinto, ha ripreso Niccolò, palo interno da 3-4 metri, e ancora una volta un'altra occasione di Niccolò lanciato a rete e bloccato con molta rudezza dai difensori avversari, e per una ammonizione per proteste, ma forse erano giustificate le proteste in quel caso. Comunque questo non toglie nulla alla Pierino Ghezzi, che con questo pareggio va a quota 46 punti e può guardare dall'alto in basso i suoi inseguitori nell'ordine: il Cassano a quota 45 e la Trezzanese a quota 41. Queste sono le tre squadre migliori di questo campionato, che ha vissuto vicende alterne. È stato un campionato con inizio in salita per la Ghezzi, sconfitta 5-2 a Giassate, ma da quel momento la Ghezzi ha inanellato una serie impressionante di risultati positivi, riguadagnando la testa della classifica, e alla nona giornata di campionato la Ghezzi, battendo l'Argentia 2-1, eravamo nel novembre del 94, si la scavalcava in testa alla classifica. Da quel momento la Ghezzi non è stata più ripresa da nessuno, ha guadagnato un vantaggio fino a 3 punti all'inizio del girone di ritorno. E pur avendo subito una sconfitta ad opera del Cassano 3-2 in trasferta, la Ghezzi ha sempre vinto tutte le seguenti partite fino a questo pareggio di oggi, che le ha consentito di chiudere in bellezza il campionato in vantaggio di un punto sullo squadrone del Cassano, che quest'anno ha raggiunto il secondo posto
ha una lunghezza. Anche oggi la Ghezzi ha dimostrato di essere una grande squadra anche nei momenti di maggiore debolezza. Vediamo Daniele Sivali in affiato di champagne che esulta. Siamo campioni, Mineo migliore in campo. Cosa ci puoi dire di questa partita? Perché avete avuto quell'attimo di esitazione all'inizio del secondo tempo? Forse eravate stanchi per ieri sera? Ma che ne so. È stata dura, eh? Cosa mi dici? Siete campioni? Sì. Fatemi sentire se siete campioni. Sì. Campioni. Campioni. No, Mineo si rompe. Forza Ghezzi. Attenzione, no. Oh, occhio. Allora, Mineo migliore in campo per la volontà, per la grinta. Mineo che ha messo in questa partita. Graziano ha sostenuto tutte le iniziative che ti avevano spinto come un vagone. No, non ho detto proprio così, perché il cronista non può dire niente contro l'arbitro. Possiamo solo dire che la spinta a nostro avviso c'era stata, l'arbitro ha lasciato correre e poi ha ammonito il centravanti della Ghezzi, che protestava vivacemente. Ma siamo campioni grazie anche al libro Valcarenghi, l'eroe della nostra difesa. Ma tutti bravi, ricordiamoli in questo momento: il portiere Batman Andrea con Glauco, eccezionale sostituto, si sono alternati alla difesa della porta della Ghezzi. Poi dobbiamo elogiare i terzini: Arturno, Amati, Facchinetti, Ferrari, Graziano. A volte gli stessi Alessio Vergani e Federico sono stati impiegati di rinforzo alla difesa. Poi ricordiamo Andrea Limberti, efficace jolly della difesa e qualche volta anche utilizzato in fase offensiva. Ricordiamo Andrea Lamperti, utilizzato forse in qualche scampo di partita, ma che si è sempre difeso egregiamente. Anche oggi ha giocato gli ultimi minuti, ma ha saputo coprire il suo ruolo in maniera molto efficace. Poi c'è il grande centrocampo della Ghezzi, il Panzer Giovanni Petalli, usato anche in versione offensiva, che ha messo a segno un rilevante numero di gol e di tiri da fermo che non possiamo enumerare in questo momento, ma che ricorderemo. E poi grandissimo Mineo, il nostro gladiatore di centrocampo, supportato da Luca Sivalli e a volte da Alessio e da Federico Stasi sulle fasce laterali. Sivalli è stato un giocatore prezioso perché, oltre a gestire il centrocampo, proponeva le azioni offensive per le punte, che sostanzialmente di turno potevano essere Niccolò o Giovanni, prevalentemente Giovanni in azione sulla destra e Niccolò sul centro-sinistra. Grandissimo realizzatore Niccolò, con quasi 50 reti all'attivo, e Giovanni, che non è stato da meno, pur giocando a volte in funzione di copertura, ha realizzato più di 20 reti. E grandissimo nello scorcio finale della stagione Luca Sivalli, che ha messo a segno importanti realizzazioni in partite molto delicate. Quindi tutti sono da elogiare questi giocatori, se ne è sfuggito qualcuno ci scuserete, ma parleremo approfonditamente magari in qualche articolo per il giornale del nostro oratorio. È un successo trionfale questo della Ghezzi, esordienti 1983, campioni con pieno merito, in testa per 20 giornate di campionato quasi, nonostante la tenacia, la forza degli inseguitori. Ricordiamo la stessa Trezzanese, oggi vista all'opera, ma ricordiamo soprattutto il Cassano, che ha saputo imporre alla Ghezzi una battuta d'arresto sul proprio campo e che poi ha sempre vinto, realizzato punti in battuta al Cassano nel girone di ritorno, però ha subito due sconfitte nel girone d'andata. Ma il Cassano non è riuscito a chiudere questo inseguimento e si deve arrestare a un punto alle spalle dei campioni della Pierino Ghezzi. Con questo pareggio è autentico leader del girone, 46 punti, ricordiamolo, quasi 150 gol all'attivo, 21 subiti, ma comunque grandissime prestazioni. Anche oggi, dopo aver subito la reazione della Trezzanese, la Ghezzi ha chiuso l'attacco alla partita cogliendo un palo, sfiorando in un paio di occasioni il raddoppio. Comunque onore alla Trezzanese imbattuta sul proprio campo. La Trezzanese è stata una squadra che ha subito pochissimo, sia in termini di reti sia in termini di sconfitte. Ha avuto una sola sconfitta sul campo della Virtus Trucazzano, possiamo dire un infortunio nel campionato veramente positivo di questa squadra, che forse ha peccato di capacità realizzative in attacco. Grande squadra la Trezzanese, ma è grandissima la Ghezzi, che oggi è uscita imbattuta da questo pericoloso campo e ha rintuzzato le speranze. Anche una partita nervosa dei giocatori della Ghezzi sopra in alcune fasi, e la stanchezza si è fatta sentire. Danilo, vogliamo una dichiarazione su questa partita. La gioia è grande. Forse la squadra era stanca a un certo punto? Stanchi o nervosi? Ma probabilmente un po' di stanchezza, sì. Anche la tensione dell'ultima partita, il fatto di non dover perdere, anche perché il perdere voleva dire finire un girone a pari merito con un'altra squadra che sinceramente non, cioè, vabbè, merita i punti che ha sicuramente, ma per tutto l'arco del campionato
campionato sicuramente abbiamo meritato di più noi.